nel centro di Catania una famiglia al completo porta avanti una tradizione che da secoli fa sognare adulti e bambini, l'opera del teatro dei pupi siciliani. Lira funesta dei profughi afghani. Come un figlio, una gestazione vera e propria, perché alla fine deve soddisfare soprattutto noi prima che loro vanno in scena. E cosa sono i pupi? I pupi sono la trasformazione tardo-settecentesca della classica marionetta a filo. Quando questo oggetto, questo straordinario e incantatore è stato chiamato a rappresentare se stesso, a rappresentare le chanson de geste, le storie più note, la marionetta tecnicamente era troppo debole. E allora ecco sostituire tutti i fili della marionetta con delle aste metalliche, perché la manovra fosse più energica, più ricca, più forte e quindi più cavalleresca. Questa è l'armatura fatta a sbalzo, questo è lo scudo. Voi qui in bottega realizzate tutto. Esattamente tutto, dalla materia prima, cioè dall'ottone, dal rame, dal legno, per le strutture, nascono poi questi pupi che sono i veri pupi, non i pupi souvenir, i pupi da teatro, che devono avere un'anima e regalare un'emozione. Ha iniziato tutto tuo nonno negli anni 20, quanti siete in famiglia a lavorare qua? E siamo quasi 12 persone, quindi quando Don Gaetano Napoli piantò questo seme, è nato un virgulto, non si è mai fermato. Mai un teatro déjà vu, mai un teatro stanco, mai un teatro obbligato, ma un teatro energico, capace ancora di attrarre a sé un pubblico. Il teatro dei pupi nel corso dei secoli è cambiato, oggi riesce a stare al passo? Certo, necessariamente è cambiato perché ha dovuto affrontare le esigenze di un pubblico che ha una velocità di ascolto e tempi di ascolto certamente più ristretti. Quindi noi, pur nel rispetto della tradizione, della grande tradizione, agiamo tra permanenze e mutamenti. Segreto del fascino dei pupi, il luccico delle spade o le storie che vengono raccontate? No, quelle cose durano pochissimo, il tempo di entrare in scena e poi smetteranno di luccicare. È l'intensità, è l'amore e la dignità attraverso la quale si promuove, si continua ancora questo spettacolo. Cos'è che lega il teatro dei pupi alla famiglia Napoli? Uno straordinario rapporto simbiotico. Tanto noi abbiamo dato a loro, tanto ci hanno restituito, facendoci diventare cittadini nel mondo e ambasciatori di questa tradizione.